Presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta, ha convocato il Consiglio provinciale nella sala consiliare di Palazzo Dogana per le ore 9:30 del giorno 30 marzo in seduta di prima convocazione per trattare alcuni argomenti all'ordine del giorno, a partire dalla lettura e approvazione verbali della seduta precedente, l'approvazione della nota di aggiornamento DUP 2022-2024 e l'esame e approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati. Nella giornata del 28 marzo in Puglia sono stati registrati 2.791 nuovi casi di Covid su 23.398 test, 4 le persone decedute. In provincia di Bari 822 sono stati nuovi casi, in provincia di Bat 231, in provincia di Brindisi 275, in provincia di Foggia 354, in provincia di Lecce 816, in provincia di Taranto 255. Sale a 116.328 il numero delle persone attualmente positive al Covid in Puglia. 625 sono ricoverate in area non critica e 39 si trovano in terapia intensiva. I dati complessivi totali per quanto riguarda i casi di Covid in Puglia sono quasi 900.000. Sono le eccellenze olivicole di Campania, Spagna e Sicilia a salire sul podio della 27esima edizione del premio BIOL, il concorso internazionale per gli oli di oliva extravergini biologici. Primo posto per Viride Bio di Nicolangelo Marsicani della provincia di Salerno. Due giornate si sono tenute tra Bari e Andria dedicate alle eccellenze dell'evo biologico valutate dai 26 componenti della giuria internazionale che si sono riuniti in presenza presso il circolo canottieri Barion dopo due anni di smart working a causa della pandemia. Tra i circa 500 campioni giunti da 18 paesi, 40 i finalisti individuati dal panel di preselezione guidato da Alfredo Maraciulo. Tra gli appuntamenti, oltre alla visita tecnica agli impianti di biogas dell'azienda Agro Energy di Andria, che utilizza i reflui oleari per produrre energia, la presentazione del libro La Contrada Verde di Luigi Trigiani, a sostegno della biodiversità agricola e naturale, avvenuta presso il bistrò biologico Buo a Bari. Il premio BIOL è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, dal CIBI SRL, dal Consorzio Puglia Natura, dall'Associazione BIOL Italia e per il terzo anno dal gruppo Pieralisi. A primo o decimo credo che cambi poco dal punto di vista del risultato assoluto, per il semplice fatto che i primi 10 oli in classifica saranno tutti molto molto vicini. È chiaro che essere il primo assoluto fa enormemente piacere. Gli assaggiatori, una giuria di assaggiatori internazionali l'ha preferito e quindi ne godo di questo assolutamente, ma condivido, come detto prima, questo premio con la top 10. La campagna è stata non difficile ma difficilissima, in quanto sia la mancanza di pioggia per 6 mesi, sia il caldo estremo hanno condizionato il lavoro degli olivicoltori e la crescita dei frutti. Però oramai statisticamente si è visto che indipendentemente dalla difficoltà della campagna i produttori capaci riescono sempre e comunque ad esprimere degli oli straordinari. È una favola per ex bambini, è la favola di un papavero presuntuoso e si svolge in uno qualsiasi dei campi della nostra Murgia, del nostro Mediterraneo, ma è solo un'esca, un obiettivo per parlare di biodiversità e un inno alla bellezza, almeno ci proviamo nella biodiversità. Per
Nella 22esima giornata del campionato di prima categoria Girone A, il GS Troia è stato impegnato nella trasferta esterna contro il Real Zapponeta, dove ha pareggiato per 1-1, grazie ad un gol di Maurizio Piscopo. Un pareggio che vale un punto e dunque il GS Troia è a 19 punti in classifica. Sotto c'è la Ruvese a 15, che sarà la prossima avversaria dei gialloverdi, dunque sarà una gara decisiva quella di domenica in chiave salvezza. A seguire Real Zapponeta 15, Grumese 10 e Trinitapoli 9. Il primo posto è attualmente occupato dalla Nuova Daunia Foggia, che ha 55, segue la Virtus Palese a 53, Città di Trani 44, Stornarella 42, Virtus Molfetta a 41 punti.